Guardate, la notte tra mercoledì e giovedì scorso passerà alla storia. E sapete perché passerà alla storia? Perché è caduto un tabù. In Europa è caduto un tabù, il tabù della guerra. Noi pensavamo dal 1998-99, non da 70 anni, dal 1998-99, dai tempi della guerra in Kosovo, che non ci sarebbe più stato in Europa spazio per le armi. E ci sbagliavamo, perché tra mercoledì e giovedì scorso è caduto un tabù. La parola è passata alle armi. Le armi, cioè la violenza, quella che tutti noi aborrivamo. Quelli della mia generazione hanno visto, come dice una canzone, i muri cadere. Hanno visto cadere il muro di Berlino. E abbiamo gioito, eravamo contenti che cadesse il muro di Berlino. Hanno visto il presidente Gorbaciov dell'Unione Sovietica ritirare i carri armati dall'Europa orientale. Hanno visto dissolversi il patto di Varsavia. Hanno visto una politica di pace. Ma poi è successo qualcosa. Abbiamo sbagliato da qualche parte. I nostri governanti, l'Europa ha sbagliato da qualche parte. Ha commesso un errore, guardate, lo dico da storico. Casa Pound mi ha detto sedicente storico. Allora lo dico da storico. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo commesso l'errore del 1919, quando è stato sottoscritto il patto di Versailles, quando è stato attribuito alla Germania la responsabilità unica di aver scatenato la guerra, la prima guerra mondiale. E non era così, perché la responsabilità era di tanti. Oggi, negli anni scorsi, è prevalso un sentimento di revanchismo nei confronti della Russia, che ha sbagliato perché è l'aggressore. Ma anche noi abbiamo sbagliato non portando avanti politiche di pace convinte, e questo è il grande errore dell'Europa. Oggi ci affidiamo alle sanzioni, ma noi sappiamo che le sanzioni sono l'ammissione della nostra debolezza, della nostra incapacità. Ci auguriamo che le sanzioni non si ritorcano contro la popolazione civile, contro i bambini, contro i più deboli. Ben vengano le iniziative di pace, ben vengano le iniziative della diplomazia. Ha fatto bene Papa Francesco ad andare dall'ambasciatore russo. Bisogna mantenere aperti i canali, bisogna nonostante tutto continuare a discutere, a trattare. La Russia deve ritirarsi, perché la Russia è una potenza nemica. La Russia ha fatto ciò che dal 1997-98 non capitava in Europa. Allora il messaggio che io credo giunga da questa piazza, come da tutte le altre piazze d'Italia e d'Europa, è proprio questo: torniamo a trattare, torniamo a discutere, torniamo a far sì che nessuno si senta in Europa soggiogato, schiacciato. Facciamo sì che prevalgano vere politiche di pace.